in testa dall'inizio alla fine. Il ciociaro Carmine Tribuzio, in coppia con Fabiano Cipriani, al volante di una Skoda Fabia, si è aggiudicato la nona edizione del Rally Terra di Argel, una gara valida come terzo appuntamento del campionato rally settima zona massimo coefficiente. Alle sue spalle si sono piazzati Giannetti Pizzuti a 21 secondi e 5 decimi, anche loro su Skoda Fabia R5, e Liburdi Silvaggi a 31 secondi e 9 su una Hyundai i20. Una gara con numeri record, quella disputata tra Pofi, Ripi e Ceccano, con 103 equipaggi al via. Tribuzio è stato al comando della gara fin dalle prime battute, si è imposto in 5 delle 9 prove speciali. Avvincente la lotta per la seconda piazza. Una piazza occupata per metà gara da Andrea Minchella e Jessica Longo, sopravanzati dopo la quinta speciale da Emanuele Giannetti e Felice Pizzuti. Minchella al termine si è classificato al quinto posto in classifica. Sul terzo gradino del podio, come detto, il ceccanese Stefano Liburdi, che in coppia con Valerio Silvaggi ha dato il meglio di sé nella prova di casa, quella della Badia a Ceccano, vincendo nel primo e nel terzo passaggio su quel tratto cronometrato. In quarta posizione il salernitano Gianluca D'Alto, in coppia con Mirko Liburdi Skoda Fabia, autori di una gara molto regolare. Sesta piazza per Tonino Di Cosimo su Skoda Fabia, in coppia con Doriano Maini, staccati di 56 secondi dal vincitore. Molto più distanziati i ceccanesi Bucciarelli Silvaggi, settimi a 2 minuti e 2 secondi, davanti a Luca Santoro e Giulia Taglienti, che con la loro Mitsubishi Evo 9 hanno spezzato l'egemonia delle vetture R5. A chiudere la top 10 trotta Lepore con la Renault Clio Super 1006 e Simone Taglienti in coppia con Marco Martini, vincitori con la loro Peugeot 208 dell'affollata classe Rally 4. Nel corso della gara da segnalare i ritiri di Gabriele Pompili nella quarta prova speciale, mentre occupava la terza posizione assoluta, e del rientrante Max Rendina per problemi al motore della sua Skoda Fabia.